Oggi gran trippa. Vi faccio vedere come la preparo io. Quando si adopera il quinto quarto o gli interiori, è sempre bene andare dalla macelleria di fiducia. Questa è la macelleria del mio paese, è una macelleria dal 1939. Vengo sempre qui perché ce l'ha sempre freschi. Solo in questa macelleria si può comprare la trippa. Oggi vi preparo la trippa, un alimento buonissimo. La faccio a modo mio, cioè semplicissima. Ecco la trippa, una cipolla dorata e due spicchi di aglio, mezzo bicchiere di vino bianco, passata di pomodoro, sale, pepe e olio. Questi sono tutti gli ingredienti per fare un'ottima trippa. Mi sono preso un bel pezzo di trippa. È già pulita, bella, bianca, senza nessun sapore, però io la rilavo con acqua fredda. Tagliare la trippa a striscioline di circa 2 cm, mettendola via via nell'acqua. Sempre meglio dargli una bella lavata in acqua fredda. Una volta lavata, scolarla e metterla in una padella senza niente e farla bollire per circa 5 minuti. Ecco la schiumarola. Questo è un mestolo bucato che serve proprio, come dice la parola, a schiumare, a togliere la schiuma dall'acqua, dal bollito, dalle verdure, eccetera. Io la uso anche per tirare sulla trippa, perché così mi rimane asciutta. Far fuoriuscire l'acqua e il sapore particolare della stessa. Usare la schiumarola, che serve per scolare la trippa della propria acqua. Tritate la cipolla e l'aglio. In un tegame fare appassire cipolla e aglio lentamente. Fare attenzione che non si bruciano. Aggiungere ancora un po' di olio. La trippa ne richiede abbastanza. Quando la cipolla incomincia a dorare, mettere subito la trippa. Quando il soffritto è pronto, aggiungere la trippa ben scolata, sale e pepe e amalgamare bene. Per far insaporire il tutto. Quando è insaporita con la cipolla e l'aglio, bagnarla con il vino bianco. Quando il vino è evaporato, aggiungere il pomodoro e lasciarla cuocere a fuoco lento nel tegame coperto per circa un'ora. Deve essere umida ma abbastanza ritirata. Oltre al modo semplice di mangiarla così come è stata cotta, mi piace anche farla gratinata. La metto in un tegamino, ci metto un po' di formaggio sopra e la metto in forno a gratinare. È veramente eccezionale anche così. Ecco, vi ho voluto proporre due piatti diversi della trippa. Uno in un modo semplice, come faccio io. Ora l'assaggio.
Buona, tenerissima, veramente buona, semplice e buonissima. E ora invece nel modo un pochino particolare, cioè gratinata in forno con del parmigiano. Bisogna stare attenti perché è bollente ora. Buono, il formaggio gli dà una particolarità completamente differente e buonissima anche questa.